Nuova puntata di Conoscere i Funghi, buongiorno Fabio, pronti anche oggi per imparare una nuova specie? Sì, oggi parliamo di Lactarius blennius, una specie che è legata in modo caratteristico, in modo esclusivo al faggio. Abbiamo già incontrato Lactarius pallidus, che era sempre legato al faggio, e anche in questo caso ci troviamo di fronte a una specie del genere Lactarius legato in modo specifico al faggio. Come riconoscerla? Innanzitutto è una specie di dimensioni medio-medio-piccole, quindi il diametro, questi esemplari sono un po' più piccoli del normale, ma poco più grandi verrebbero ad avere un diametro di 5, 6, 7 centimetri, non di più. La colorazione si vede che è grigio-olivastra, quindi c'è della tonalità verdastra su un fondo marroncino. La superficie del cappello è completamente cosparsa di glutine, che in questo caso è evidente perché è da poco piovuto. Il margine del cappello rimane a lungo involuto, cioè piegato verso il basso, e sotto vediamo delle lamelle piuttosto fitte con tendenza a sporcarsi di bruno. Queste lamelle e tutta la carne del gambo emettono un lattice alla rottura. Qui si vede il lattice si sta diluendo con l'acqua che c'è in superficie, ma è presente del lattice ed è un lattice bianco. Scusa, ma noi abbiamo già visto una specie che fa questo lavoro del lattice e tu mi avevi detto non commestibile. Stessa sì, regola? Allora ricordiamoci sempre, siamo di fronte a un genere già noto, che è il genere Lactarius, carne cassante, quindi si spacca come gesso, esatto. Ed emette lattice, quindi questi sono lactari. Portamento in generale tozzo. Il lattice bianco ci indica che i funghi è meglio non consumarli, perché quelli a lattice bianco sono normalmente piccanti e tra questi ce ne sono vari di tossici. Ci sono poi quelli a lattice arancione o rosso che possono essere consumati. A proposito di questo, toglimi una curiosità, tossico e velenoso sono sinonimi? Sono due modi differenti di classificare la non commestibilità di un fungo? Nell'uso popolare vengono spesso attribuiti due valori diversi alla parola tossico e alla parola velenoso. La parola tossico è indicata per funghi non mortali e velenoso in genere per funghi mortali. In realtà il fungo velenoso o tossico è la stessa cosa, cioè i due vocaboli possono essere usati come sinonimi. Okay. Poi parliamo invece, sarebbe più corretto dire velenoso mortale o velenoso non mortale. Ok, grazie come sempre, noi ci vediamo alla prossima puntata di Conoscere i Funghi.